Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui oggi con un nuovo titolo, perché oggi andiamo a provare Quarantine, titolo in accesso anticipato, come dice il nome, quarantena tradotto. Saremo nei panni, diciamo, di uno staff, è un titolo, diciamo, gestionale, strategico, dove dobbiamo andare a debellare delle malattie, delle infezioni che si espandono per il globo. Non so quanti di voi abbiano giocato a Plague Inc., che è titolo dove invece dobbiamo cercare di far diffondere una malattia per infettare tutto il pianeta. Qui invece è il contrario, dobbiamo cercare di curarla. Come vedete c'è già riprendi, perché? Perché io avevo provato già a registrare questo video, però come vi ho già notificato anche su Facebook, ho qualche problemino tecnico-tattico con il nuovo PC, ma forse abbiamo trovato una soluzione, non lo so, spero di sì, forse è un problema di alimentatore fallato. Comunque vi terrò aggiornati sulla pagina Facebook, anche per questo abbiate pazienza se in questi giorni i video stanno arrivando un po' a singhiozzo, perché oltre a questo ci si è messa anche la mia salute, che come potete sentire dal naso non sono propriamente al top. Ma questo era tutto calcolato, perché dovevo giocare a Quarantine. Allora ho detto ci ammaliamo male in modo tale da poter entrare più nel gameplay. No, vabbè, a parte gli scherzi, partiamo con una nuova partita, dai. Andiamo a vedere anche il tutorial, perché almeno capiamo bene come, come si gioca. Io ho provato a vedere un po' l'inizio. Allora, salve direttore, sono Emily, la tua assistente. Il consiglio mi ha pregato di mostrarti rapidamente come funzionano le cose. Ricevuto. Come ben saprai, la nostra missione qui è monitorare e rispondere alle minacce di epidemia a livello globale. Con la mappa abbiamo una panoramica della diffusione attuale della malattia. Da qui puoi osservare le città infettate e il livello di contagio. Al momento Istanbul sembra contagiata. Le linee che connettono le città indicano quali possono essere le prossime città contagiate. La malattia può diffondersi solo tra città connesse. Infatti vediamo le striscioline rosse. Puoi zoomare con la rotellina del mouse, puoi fare una panoramica sulla mappa tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinando. Ok. So che è il tuo primo giorno, ma sembra che abbiamo già del lavoro da fare. Una città è stata contagiata, vediamo cosa possiamo fare. Cerchiamo su Istanbul allora. Questa schermata mostra tutte le operazioni eseguibili in questa città, oltre a tutti gli agenti disponibili per svolgerlo. Ok. L'operazione di trattamento riduce il livello di contagio di una città. Proviamoci. Nota come al momento c'è un solo agente disponibile che sarà assegnato automaticamente. Ok, quindi abbiamo questo agente. Inizia operazione, ci vuole un giorno. Costo operazione $5,000. Contagio, ok, vai, iniziamo l'operazione. Piece of cake. Ok, ce l'ha fatta, infatti abbiamo visto che una tacchetta, se non sbaglio, è scesa. Ogni agente può portare a termine una sola azione per ogni turno. Dal momento che non abbiamo altri agenti disponibili, è meglio cliccare con il pulsante completa turno per il momento. Va bene. Però la malattia si è diffusa a Roma, Istanbul è tornata come prima, quindi ne abbiamo fatto granché, eh. Durante il suo turno la malattia cercherà di espandersi in altre città e di aumentare il livello di contagio nelle città già infettate. Tutte queste informazioni sono mostrate nella mappa per ogni città singolarmente. Ok, vabbè, è ancora in accesso anticipato, quindi abbiate pazienza. Quindi andiamo a perdere se il livello di infezione arriva al 100%, ok. La Pandef è finanziata dai governi locali in tutto il mondo. Per aumentare il nostro reddito base dobbiamo instaurare nuovi uffici. Come vedete noi guadagniamo 10.000 al giorno. Quindi, tieni presente che solo le città infette o a rischio contagio ci permetteranno di instaurarvi un ufficio. Quindi ne dobbiamo costruire uno a Berlino. Ok, questo è a rischio perché era lì vicino. Instaura ufficio, cioè abbiamo sempre un solo agente. Ci costa 5.000, va bene, costruiamo. Adesso guadagniamo 20.000 al giorno, bene così. Completiamo il turno così otteniamo i soldi. Però qua si sta espandendo la malattia, quindi non so fino a che punto. Il trattamento degli infetti sarà in grado solo di rallentare la diffusione della malattia. Per debellarla dobbiamo trovare una cura, e per trovare una cura abbiamo bisogno di campioni della malattia. L'agente migliore per recupero campioni è lo scienziato. Al momento ne siamo a corto, perciò assumiamone uno. Clicco nel pulsante gestione, ok. Assumiamo lo scienziato. Raccogli più un campione per livello. Quindi abbiamo il medico, trattamento, diplomatico. Gli uffici costano meno. Scienziato, ok, raccolta dei campioni. Sicurezza meno uno dalle operazioni, okay. Perfetto. Torniamo alla mappa. I campioni possono essere raccolti solo nelle città infette. Clicca sulla città infetta e scegli operazione campionatura. Eccola qui. Sempre un turno, vai. Bene, ora abbiamo campioni che ci servono per lo studio. Bene. Andiamo nel laboratorio e seleziona un attributo e poi clicca sul pulsante studio per mettere i scienziati al lavoro.
Studi attributo. Allora abbiamo resistenza agli antibiotici, aderenza fumitica. E campioni sufficienti per studiare un attimo. Io andrei con la resistenza agli antibiotici, magari. Ottimo, torniamo alla mappa. Torniamo alla situazione. L'epidemia si diffonde. Per proteggere singole città da un rischio di contagio, possiamo metterle in quarantena. Un'azione molto utile, ma costosa. Sembra che sia arrivato il momento di mettere Istanbul in quarantena. Sai cosa fare? Clicca la città e andiamo in quarantena. Ok. Va bene. In realtà costava come l'altro, però va bene. La quarantena protegge. Maledizione. Protegge la città, vabbè. Ben fatto, Istanbul è al sicuro da nuove infezioni. Quindi vediamo. Rimane ferma, diciamo. Ok, l'ultima cosa che c'è è la tabella delle migliorie. Ogni esagono in questa schermata rappresenta una miglioria che può essere studiata. Se usata correttamente, le migliorie sono strumenti strategici molto efficaci. Inizialmente potrai scegliere solo le migliorie della linea più in alto. Una volta studiate potrai iniziare a sbloccare quelle sottostanti e così via. Proviamo a studiare una miglioria. Abbiamo giubbotto antiproiettile, gli agenti... ok. Possibile che gli agenti subiscano dei danni. Oppure abbiamo sensibilizzazione sanitaria. La malattia ha azione intensificata in meno 1. Oppure gli agenti ricevono più punti esperienza. La cura riporta la salute al 100%. Io direi questa qui, dai. Ok, vediamo il turno. Sì, Istanbul rimane bloccata. Vediamo, cioè bloccata nel senso non peggiora la situazione. Adesso Roma sta messa male, però. La migliore è stata studiata. Ora in poi il suo effetto sarà sempre attivo nelle operazioni. Ricevuto. Congratulazioni, completato il tutorial. Ah, ok, va bene. Perfetto. Allora, a questo punto direi di farci anche una partita, una nuova partita. Proviamo. Tutorial fatto, quindi andiamo con batteri. In diverse città in tutto il mondo si sta... batteri, virus e prioni. Noi partiamo da questo. Magari ci facciamo un po' tutti. Sarebbe figo anche farlo in live, non lo so. Fatemi sapere anche voi, dai. In diverse città in tutto il mondo si sta osservando la comparsa di un nuovo ceppo batterico resistente agli antibiotici. Si sta diffondendo velocemente città e città, per cui dobbiamo intervenire prima che diventi un'epidemia. Diffusione in aumento nelle città infettate, contagio standard nelle città infettate, tasso di mutazione standard. Possiamo scegliere medio, difficile. Io direi facile, vabbè, partiamo così, poi vediamo. Ok. Selezione il leader. Sicurezza. Il capo della sicurezza è un esperto della messa in quarantena delle città e nella risoluzione delle rivolte. È parte avvantaggiato con la tecnologia necessaria per proteggere i cittadini dal pericolo. Oddio, non lo so. Medico. Questo capo sa come impedire all'epidemia di diffondersi. Ha tutti gli strumenti necessari per partire subito in condizioni di vincere la guerra contro la malattia. Vabbè, per il momento medico ci sta. Diplomatico. Il capo diplomatico è abile nel negoziare con i rappresentanti degli stati, così da ottenere il supporto. Parte avvantaggiato nel generare risorse e aumentare l'influenza. Ok, oppure... il capo scientifico si focalizza sul trovare la cura per la malattia, parte avvantaggiato nel raccogliere campioni con le tecnologie e l'agente di partenza. In realtà sia lo scienziato che il medico mi garbano, sembrano anche quelli più utili. La cura riporta la salute al 100%, ce lo sblocca già subito, rimuovi due campioni invece che uno per ogni trattamento. Ma direi il medico, dai, andiamo col medico. Otteniamo più influenza dove siamo. Io andrei con Londra, dai. Partiamo così e vediamo un pochino come siamo messi. Direi male. Allora, come detto, siamo a Londra, Marrakesh e Niamey sono infettate, quindi che fare, che fare? Prima di tutto, secondo me, possiamo... anche la moneta, secondo me, è importante, quindi... possiamo fare l'ufficio, sì. Vai. Operation complete. Perfetto, abbiamo un solo doc, quindi... quanto ci costa? 30.000. Scisua, quindi ci servono altri... assolutamente, sì. Completa turno, altri uffici. Necessitiamo di altri uffici. Aia, anche qua c'è. Quindi neanche collegate tra loro. Bene, bene. Qui il nostro quartier generale già c'è, quindi di conseguenza possiamo farlo tipo a Dakar. Perché adesso abbiamo 20.000 più 20.000 al giorno. Questo ci costa 20.000, però ci serve. Vai. Eh sì, perché sennò non possiamo neanche prendere, assumere altre persone. Però stiamo attenti perché la malattia sta partendo come se non ci fosse un domani. Abbiamo 30.000, quindi assumiamo un altro agente. Lo scienziato era quello per la cura, no? Sì. Vai con lo scienziato. Miamonte.
Dopodiché, secondo me conviene iniziare a lavorare sulle cittadine. Ufficio, città in quarantena, no. Trattamento avanzato. Cura un numero maggiore di persone con questa operazione avanzata. In realtà anche la campionatura ci servirebbe. Però al momento, siccome siamo messi male, andiamo un attimo con l'operazione di trattamento avanzato, che Another dovrebbe, ecco, success. abbassare il... E lo farei anche qui. Vai. Easy. Quello che dice lei. Altre due persone possiamo assumere, quindi c'è anche un limite. Allora, attenzione perché anche Sydney sta andando un po' così. Quindi facciamo una cosa. Qui andiamo a fare la campionatura perché è attributo non studiato, ma possiamo, no? Perché non abbiamo i campioni, è vero. Cioè, giusto, stavo vedendo se già avevamo qualcosa all'inizio, no? Inizio operazione di That was tough. campionatura. E quest'altro lo usiamo per tamponare un attimo l'epidemia qua, magari. E No problem. in realtà assumo anche un altro agente a questo punto. Che un medico già ce l'abbiamo. La costruzione degli uffici costa meno. Beh, pure questo mica è male. Andiamo Ready col for assignment. diplomatico. Quindi il diplomatico lo mandiamo a costruire un ufficio a Hong Kong. Non è vero, perché? Ah, perché non ho soldi. Vabbè. Ma il diplomatico può fare anche altro nel frattempo, tipo campione. Sì, lo può fare, dai. Guarda, signor diplomatico, faccio anche qualcosa che Done non è and nelle done. sue competenze, ma va bene uguale. Ok, intanto teniamo d'occhio il livello di infezione. La campionatura dovrebbe essere completata, quindi mettiamo un ufficio a Roma. Scusa, se lo fa lui ci costa meno, quindi tanto vale che lo facciamo fare a lui. In the bag. Laboratorio. In realtà adesso possiamo farlo. Campioni insufficienti. Quattro campioni ci servono. Cazzos. Qui, 4 e 4. Cioè sono proprio le caselle. Ok. Allora, noi ne abbiamo due. Quindi Doc, gli altri campioni ci servono. Sì, ne prende due di campioni. Ok, quindi doppia Mission complete. campionatura dobbiamo fare. E a questo punto la malattia la andiamo a tamponare un po' a Tokyo. Success. Ok. Vabbè, la stiamo tenendo d'occhio per il momento, dai. Ora, tornando a noi, il diplomatico, come detto, lo utilizzo sempre per fare uffici. Non è assolutamente vero. Posso fare un ufficio qui dove c'è limite raggiunto, non è possibile. Ah, cazzo. E quindi c'è inutile sto salame adesso. Vabbè. La campionatura dovremmo averla fatta, no? Sì, infatti possiamo studiare questo attributo. Possiamo eventualmente assumere più ricercatori per velocizzare le ricerche. Così ci mette 7 giorni. Così ce ne mette 4. Non male come cosa, non male. E quindi a questo punto andiamo qui a fare trattamento avanzato. Come detto, Another continuiamo success. a tamponare la situazione. Trattamento avanzato lo facciamo fare a lui, anche se toglie... Ah no, riduce il contagio comunque Done di and done. 2. Credo perché il nostro leader è un medico che sta sulla costa orientale a curare. Cura. Mission accomplished. Vai. Dai, l'infezione è abbastanza bassa, eh. We just Aia. received this report. Aspetta. Il periodo di incubazione della malattia è aumentato. Ciò significa che non viene rilevata per troppo tempo. Dobbiamo modificare le norme sanitarie. Imposizione di screening obbligatorio. Sì. Ah, ci serve quello della sicurezza. Qua invece ci serve il diplomatico che abbiamo. Facciamo questa, che ne so. Perfetto. Situazione sotto controllo. Ok, quindi ci sono anche questi eventi casuali che possono creare del panico.
Laboratorio. Io aumento ancora questi qua. Che poi tra l'altro, scusate, noi possiamo anche fare queste migliorie. Perché non le ho fatte? Ah, ma vabbè, adesso non ho soldi. Dopodiché, Marrakesh. Trattamento a Marrakesh. Questo forse... no, il diplomatico può farlo, vai. In the bag. Vai a Tokyo, il doc. Trattamento avanzato. Cura agente, cioè... ah, l'agente lui. Ok, no, pensavo l'agente infettivo. Vai a Tokyo, vai. No problem. Attenzione, la cura... non c'è ancora una cura in realtà, però. È andato a Città del Capo, attenzione. Che è successo qua? This needs your attention. Aia. Ci è stato segnalato lo scoppio di un'epidemia connesso a pulci infette. Dobbiamo isolare i soggetti contagiati e distruggere l'origine dell'infestazione. Analizza. Rischio alto. Se non sono... aia. Cazzo. E quindi questa è diventata completamente rossa in un colpo solo. Porca troia. E non posso fare niente qua. Ah, la gente forse è lui quello che sta messo male. Non lo so. E come cazzo facciamo se questa sta così? Momento. No, ancora non possiamo. E il problema è che qua non posso fare niente. Quindi facciamo una cosa. Qua ci mando il medico. E faccio questa operazione. Stessa cosa la facciamo qui. Poi dobbiamo iniziare a trovare anche qualche campione, effettivamente. E ho fatto una stronzata perché lo potevo fare adesso. Sì. Lo dovevo fare adesso con quella lì. Perché tanto non ho altre cose da fare, quindi... altri uffici non ne posso fare. Vabbè, volendo può farlo anche lui la campionatura, tanto se sta senza far niente ci può stare. È questa zona che sembra abbastanza pericolosa in realtà, eh? Quindi qua andiamo con l'operazione di campionatura, almeno ricerchiamo anche altre cose. Come è morto? Ma cazzo. Non ho controllato la salute. Aspetta, compra un altro scienziato assurdo. Ok. State, tenete d'occhio gli agenti che mandate. Tenete d'occhio la salute. Come sta? È solo quella sta messa male. Quell'altra ci prenderà più campioni, però cazzo. Vabbè. Mission accomplished. Ma questo perché non l'ha... non lo stiamo... scusate, ma non avevamo messo di studiare. Aspetta, fammo così che magari ci mettiamo 2 giorni e facciamo prima. Le migliorie no, non ho soldi adesso. Attenzione perché la malattia si sta riprendendo. Operation complete. Il doc lo mandiamo a Tokyo, va. Done and done. Mi preoccupa però la zona africana, che sta diventando la zona più pericolosa, penso. Questo ci manca un turno e abbiamo 40.000. Potremmo anche prendere un... io prendo anche uno di questi, perché vedete che ogni tanto ci sono anche dei problemi. Magari risolvendolo in maniera meno pacifica, non lo so se funziona, non saprei. Vabbè, questo anche si può fare. Li usiamo tutti per ridurre il contagio. Questo sta bene. No, lo scienziato in realtà. Vai di nuovo con la campionatura. In the bag.
Città del Capo, andiamo a fare il trattamento. Finished. E anche qui a questo punto andiamo a fare il trattamento. Job done. Un pochino, a parte come detto questa zona che... Un'altra cosa che possiamo notare è queste che abbiamo portato a zero sono state completamente debellate, nel senso che da qui forse ci riparte la... Qua invece ci ha tolto proprio i collegamenti, quindi non è possibile che prosegua. Allora, vediamo qua, questo è fatto. 2 giorni. Vai, ci sta. Adesso possiamo fare anche qualche miglioramento, tipo... Vai con questo. Ora. Aspetta, il laboratorio quanti ne abbiamo? Uno. Poi per quest'altro ce ne servono comunque altri 4. Quindi ci portiamo avanti con il lavoro. Success. Grande. Another success. Avanzato. Operation complete. Anche Mogadiscio è andata. Andiamo a Niamey. Ouch. Si è fatto male? Danni alla gente meno 5. Aia, aspetta, poi dobbiamo controllare. Completa turno. Non è vero, Madrid è ripartita. Questo non sta bene, quindi magari lo facciamo curare un pochino. E allora, qui a Pretoria io continuo a prendere i campioni. No, quello scienziato. Vai. Done. A Città del Capo andiamo con il trattamento. We're done here. A Madrid andiamo con il trattamento. Finished. E questo qua lo facciamo curare a questo punto. Non vorrei... Si può cura gente, vai. Operation complete. Abbiamo anche un bel po' di soldi, quindi volendo, se facciamo così, facciamo prima. Da 3 giorni a 2 giorni, ok. Perfetto. Fatemi sap come sempre questi giochi se vi garbano. Come detto, questo è in accesso anticipato, quindi ancora non è completo il titolo. E, è un genere che mi garba, nel senso questi gestionali. Aspetta, abbiamo finito anche questa cosa, quindi possiamo fare questa. Abbiamo i campioni. Ah, quindi abbiamo quasi trovato la cura. Attenzione, mancano 2 giorni. Assumi anche questo. Ci mettiamo un giorno e tamponiamo la situazione. All clear. Grande così. Guarda, ti faccio fare direttamente da questo qui. Done and done. Questo a sto punto. Job done. Trattamento. Facciamo anche a Città del Capo. Non è vero, non possiamo farlo. Ah, sì, ok. Done and done. Perfetto, in realtà manca poco per la cura in linea teorica. Cioè, un paio di giorni, vediamo. Questo è stato completato. La città portante un livello 0 contagio non possono essere ricontagiate. Ottimo anche questo. Dopodiché, quindi in teoria la portiamo a zero e non può essere ricontagiata in linea teorica, da quello che ci ha detto. Beh, così magari è facile bloccarle queste infezioni, no? Operation complete. Se funziona così, naturalmente. Ok, in linea teorica le abbiamo bloccate tutte. Cioè, a parte questa zona un po' più pericolosa. Invece, oddio, non lo so. Non è vero, abbiamo scoperto altro, ma non abbiamo i campioni. Maledizione, devo farlo prima.
Vabbè, basta un turno, perfetto. Success. Il trattamento avanzato. Gli altri in realtà non dobbiamo fare niente praticamente. Questo non possiamo fare niente. Saltiamo il turno a questo punto. Dobbiamo aspettare i campioni. Aia. Field report. La città è disfunzionale. È difficile capire chi sia al comando. Per cui se decidiamo di intervenire dobbiamo procedere con molta cautela. Implementazione di zone sicure. Rischio medio. Contenimento dei danni. Rischio medio. Non fare nulla. Vabbè, allora, se è vero che non esiste un modo per prevenire efficacemente un risultato negativo, possiamo almeno fare in modo di minimizzarlo. Oppure implementare le zone sicure per le operazioni umanitarie. Ma io direi questa, dai. Sperando che non muoia nessuno. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, andiamo a vedere qui. Possiamo ricercare questo qui. Ci mette 2 giorni. Questo l'abbiamo fatto. La malattia azione diffusa è meno 1 per turno. Vai così. Dai che siamo molto attivi, molto cazzuti, molto cattivi. Trattamento avanzato, vai. Iniziamo le operazioni dove possiamo, cioè ovunque. Easy. Grande così. Non credo si debba fare la campionatura ancora, eh. Poi vediamo come siamo messi. Allora, allora. Andiamo anche qui a fare trattamento. Trattamento anche qui. Ci mandiamo questi. Success. Tanto ce li tolgono comunque. Chi scegliamo, scegliamo. E va bene. A parte le migliori è che possiamo assumere un altro ingegnere. Vai. Ah, troviamo sta cura, signori. Success. Olè. The world owes you a debt of gratitude. Perfetto, abbiamo trovato la cura. Grande così, grande così. Quindi l'obiettivo, vabbè, giustamente, è trovare la cura. Naturalmente abbiamo fatto questo tipo di difficoltà. Poi ci sono batteri, virus, diffusione, contagio standard, tasso di mutazione in aumento, però, oppure i prioni, diffusione standard, contagio in aumento nelle città infettate, tasso di mutazione standard. Si può fare, ragazzi, voi fatemi sapere la vostra. Spero che questo video, barra, questo gioco vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like, condividete se vi è garbato. Noi ci vediamo con il prossimo appuntamento. Fatemi sapere se lo volete vedere in live, oppure se vi piacerebbe vedere altri video del genere. Magari ci facciamo una partita con i virus, una con i prioni, così, tanto per. E come detto, tenete conto che in questi giorni, come detto, anche io sono un attimo in quarantena. Quindi abbiate pazienza se i video usciranno in modo un po' irregolare rispetto al solito. Comunque, dai, ragazzi, ci vediamo con i prossimi appuntamenti. Un saluto a tutti da quel tale Ale.